Pesanti, Cherubini, che è un noto esperto, un commentatore che frequenta tutti i maggiori network italiani. Abbiamo però stasera anche un grande alto esperto, esperto sì, soprattutto. Non sento un po' tutta cosa della città del Natale, ma non importa, non te lo va dire, però c'è la città del Natale, c'è perché la città del Natale? Perché come sarebbe, io non l'ho mai capito questa cosa della città del Natale, scusate. Veramente, non lo capito. La città del Natale intendi quei casottini tipo Auschwitz in piazza Grande. E come aprire uno stabilimento balneare a circolo polare anche, non guardi, ma c'è guarda male. Che questi sono i mercatini, diciamo, tirolesi più a sud del mondo. Sì, esatto, ecco, quindi riusciamo a trovare, comunque sono stati bravi, dai, parliamo. Molto bravi, e non si, ecco, non si può il dire. Problema, il allora, problema. Allora, è la prima volta che portano la gente ad Arezzo. Il problema, ho capito, però è un problema, ragazzi. Ecco. Ragazzi, ma non c'è un posto macchina da nessuna parte, ma manca i budini lì, ma è pieno, pieno zeppo, c'è gente, ma è Corso Italia, ma non ti puoi muovere. Vuoi entrare dentro al negozio, ma non c'è tutto cazzo e pace. Perché non passi più, è diventato, è un casino, e ora, prima ci si lamentava che non veniva nessuno, ora ci si lamenta che sono troppi, e sono troppi per davvero, e ora è un casino ora, e come farà a mandarli via? È un casino, allora si è formato anche un comitato, e noi, c'è un amico che conosciamo che ha formato questo comitato, e che esperto di fama internazionale, si chiama esperto di escaping. Sapete cos'è il scaping? E anche noi, ma si chiama il CAI, il famoso CAI, comitato alle fini incazzati. Quindi adesso se lo vogliamo guardare un video, noi ci mettiamo da parte, ci vediamo più tardi. Ecco, guardate questo video, è veramente molto importante, memorizzate bene quello che sta dicendo, perché esatto, questa persona ha studiato a lungo la problematica, esatto, e ha trovato una soluzione. E si spera insomma, che non rompano più coglioni sti turisti. Vi piace Arezzo? A noi no! Perché venire a Arezzo, città puzzolente gemellata con la discarica di Calcutta? Oh turista, cambia destinazione finché sei in tempo. Qui a Arezzo nessuno te vuole, nessuno te desidera. Se vieni sarai accolto come una cimice in cucina. Ci sono tante altre città più belle, tipo Grosseto, ecco. Vai a Grosseto, che noi se sta meglio. Perché vieni qui a rompere i coglioni? La città è brutta come l'inferno. La gente è ospitale come un nido di calabroni. Già quando arrivi al casello, la donnina elettronica ti manda a fanculo in 5 lingue. L'autovelox sono fissati a 27 km orari. E quando ti arriva la multa a casa, c'è una scritta: «Te sta bene, coglione!» Se chiedete informazioni, vi risponderanno tutti a rutti. State attenti quando parcheggiate, perché chi c'ha il cane lo porta a scacacciare intorno alla vostra auto, tipo un antiuomo. I baristi, appena te volti, te sputano nelle tazze come i lama idrofobi, che il cucciaino nel caffè te sta ritto da solo. L'alberghi c'hanno la carta igienica con un taglietto nel mezzo e l'asciugamano da bidet al peperoncino messicano. Come cibo se mangia meglio al Mottagrille dell'Incisa? I ristoranti c'hanno tutti una parrucca in cucina e mettono un capello in ogni piatto. A Arezzo c'è il clima peggiore d'Italia. Ci possono essere tutte le varianti. Ogni 100 metri cambia il tempo. Freddo polare, caldo afoso, umido, pioggerella, nebbia, bomba d'acqua. Dopo un chilometro te piglia a mal de gola con due tonsille come due palline da tennis. Il Duomo è il posto più freddo e quest'anno ci faranno il 110. Lo ricoprono di polistirolo, così c'è meno freddo e è anche più luminoso. Fare shopping è impossibile. Il corso è tutto in salita e arrivi in cima che te sei frantumato i polpacci. Piazza Grande è tutta in pendenza. Chi l'ha progettata doveva averla labirintite. I monumenti sono tutti brutti. L'affreschi di Piero della Francesca, belli, 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 ma da qui là ha rotti i coglioni. Se mi date un secchio di temperina, ce penso io ad agnina imbiancata. All'anfiteatro romano ce sono armasti due sassi, ma che venite a vedere, i calcinacci. Poi c'è la fiera della roba vecchia, che sembra di essere allo sfasciacarrozze. Gli abitanti hanno tutti l'aerofagia e le donne, specialmente in estate, hanno un retrogusto intimo de pasta d'acciughe. Arezzo è la città del Natale, anche se tutti muccolano che sembrano sgarbi posseduto dal demonio.
Pensaci, turista. Pensaci. Arezzo è una città da spianare con la ruspa. Se avete ancora voglia di fare le vostre vacanze qua, siete proprio imbecilli. Non saluto nessuno e manco mi importa la sega.